Ciao ragazze, allora oggi vi faccio vedere come sto utilizzando questi qua, i sali del Mar Morto che vi ricordate comprammo per farci il talassoscabo. Oltre al talassoscabo possiamo fare un'altra cosa molto molto carina, ossia i sali da bagno. Però facciamo utilizzando i sali del Mar Morto, perché questi qua infatti sta scritto proprio vicino che si devono versare nella vasca da bagno perché servono per come anticellulite, nel trattamento anticellulite, appunto versati nella vasca da bagno. Allora, Questa ricetta che vi faccio vedere oggi è una cosa davvero davvero semplice, che quindi se voi siete vi scocciate di vedere una cosa così elementare, magari non lo vedete il video, perché comunque cioè, sono anche persone che mi dicono: ma le cose che fai sono troppo difficili, fai qualcosa più alla portata di tutti. E quindi io adesso insomma voglio accontentare un po' tutti, insomma. Ma dato che c'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, io cerco di fare un pochino anche qualcosina di semplice, perché a me le cose semplici anche mi piacciono, e poi comunque anche se semplice comunque è carina. Noi ci facciamo dei sali da bagno anticellulite, perché utilizziamo sali del Mar Morto, e poi faccio vedere, ci mettiamo anche altre cose anticellulite che possiamo utilizzare poi dopo, sia versandoli nella vasca da bagno, sia ad esempio per farci uno scrub, eccetera. E li abbiamo già pronti in effetti. Allora, voi questa stessa ricetta la potete fare se non avete sali del Mar Morto. Tranquillamente fatela utilizzando il sale grosso da cucina, tranquillamente, non vi preoccupate. Allora, prendiamo una ciotolina come questa. Ci vorrebbe una di quelle là di vetro dove poi si mette questi tappi di sughero, ma io ho girato tutta la mia casa e non l'ho trovata, e quindi inizio a versare nella mia ciotolina i sali del Mar Morto. E poi vi regolate voi in effetti, in base pure a quanti ne volete fare, se li volete regalare, eccetera. Comunque, bah, io ne faccio in abbondanza, quindi riempio tutta la ciotolina. E qua ve l'ho detto nel video del talassoscrub, sono quelli della tradizione erboristica. Andatevi a vedere il video. Ok, allora, quindi qua dentro adesso dobbiamo mettere i nostri oli essenziali anticellulite. Eccoli qua, allora sono i soliti, due gocce di ognuno ne metto, quindi non è necessario proprio esagerare, quindi due gocce di patchouli. Vedete com'è scuro questo qua, il patchouli, ve lo dissi pure nell'altro video. Menta, questi sono gli stessi che abbiamo messo, sempre due gocce, per fare il nostro olio autobronzante anticellulite. E poi voi lo sapete, ormai avete imparato quali sono quelle anticellulite, ve l'ho detto quando vi parlai. Adesso sto mettendoci presto due gocce. Quando vi parlai degli oli essenziali, vi dissi quali erano anticellulite, quando facemmo l'olio lolito di edera. Nepro, sempre due gocce. Geranio, due gocce. Vi metto anche la ricetta in sovraimpressione di quante gocce. Comunque ho messo due gocce di ognuno e sono in tutto 8 oli essenziali, quindi 16 gocce. Quindi poi due gocce di lavanda, ovviamente in base alla quantità, se ne fate di meno ne metterete di meno. Questa quantità insomma è abbondante. Due gocce di rosmarino. Ok, e ci siamo. Abbiamo messo i nostri oli essenziali. A questo punto andiamo a mescolare. Adesso per colorare utilizziamo colorante da cucina. Io ho questo qua, colorante per dolci rosso, che vedete questo qua, colora per dolci, bastano poche gocce, insomma questo qua lo trovate al supermercato tranquillamente. E poi per profumare ci potete mettere, anche se comunque già sono profumati di loro, questi qua già sono profumati dagli oli essenziali, però se vi piace, poi magari poi voi vi sbizzarrite a gusto vostro, l'aroma mandorla, limone, arancio, questi qua sono tutti quelli là per dolci, tranquillamente. E quindi ok, allora io il profumo mi sta bene questo qua degli oli essenziali, e quindi ci metto soltanto il colorante. Questo qua potete andare tranquilli che non vi colora la pelle, non è come se mettete la mica, eccetera. Quindi io metto tutta la fialetta, questa qua, una fialetta intera di aroma colorante rosso, e poi mescolo bene, insomma, per farlo andare in tutte le parti. L'avete fatto, non lo chiudete subito, ma fatelo, insomma, non lo confezionate subito, ma fatelo stare un pochino così, prima di tutto mescolate bene, poi dopo fatelo stare un pochino così ad asciugarsi, di modo che si asciughi un po', il sale che abbiamo messo, il colorante che l'ha bagnato un pochino.
E poi dopo lo chiudete, vi ripeto, o in una di quelle boccettine di vetro con il sughero sopra, che è quello anche bello da regalare, eccetera. Vi potete sbizzarrire, potete fare gli strati, insomma, vari strati di vari colori nella boccettina, è una cosa molto molto carina. E poi non vi dimenticate che comunque sono sempre anticellulite, quindi questi qua li utilizzate mettendoli qualche cucchiaio nella vasca da bagno se vi fate il bagno, che comunque si disperdono tutti gli oli essenziali nell'acqua della vasca e quindi già un'azione tonificante anticellulite sulla pelle. E poi potete utilizzarli per fare uno scrub, cioè vi volete fare uno scrub, prendete un paio di cucchiai di questo, ci mettete al momento solo dell'olio perché gli oli essenziali già ci sono e massaggiate sulla pelle. Ad esempio, ci potrebbe rapidamente, avete questo qua nel mobiletto, vi dovete fare uno scrub prima della doccia, prendete due cucchiai di questo in una ciotolina, ci aggiungete un pochino di olio di vinaccioli che è adattissimo per vinacciolo, è adattissimo per la circolazione, quindi per la cellulite, e ve lo massaggiate sui glutei, sulle gambe, avete fatto uno scrub rapidissimo, oppure lo potete mischiare al miele per fare lo scrub. A lasciare una ciotolina come questa che si chiude ermeticamente in questo modo, vedete? Oppure, se non avete quelle là col sughero, se come me non le avete trovate in tutta la casa, potete utilizzare anche una bottiglina come questa qua, insomma, trasparente, che pure è carina. Se non lo dovete regalare, lo fate per voi, insomma, o per la mamma, eccetera, va bene anche questa qua e riempite la bottiglina. Ecco qua, vedete così? E abbiamo fatto i nostri sali da bagno colorati anticellulite. Poi vi ripeto, scegliete voi il colore, il profumo, come volete, a me così vanno benissimo. E basta, una cosa semplicissima come avete potuto vedere. Quindi spero che vi sia piaciuto e che lo facciate proprio tutti. E se lo fate, fatemelo sapere, mettetemi una foto come fate sempre su Facebook. E vi mando un bacione grande. Ciao!